racconti a 360 gradi, quello tratteggiato da Marco Romanelli e dalla sua ospite Francesca Molteni, regista e rappresentante dell'omonima azienda di famiglia. Al Meet People di Roma si parla di Gio Ponti e Molteni, un progetto inedito di riedizione. Riedizione che riguarda in particolare la sedia Montecatini, progettata nel 1935 da Ponti per il Palazzo Montecatini. Dalla seduta, naturalmente realizzata in alluminio, si arriva ai punti fermi dell'architettura domestica del maestro. La finestra arredata, i mobili autoilluminanti, i pannelli cruscotto. Questa sera presentiamo a Roma per la prima volta, quindi è un'esclusiva, un progetto di riedizione che da ormai diverso tempo sta impegnando l'azienda con gli eredi Ponti e con ovviamente la figura del grande maestro del Novecento, Gio Ponti. È un rapporto che paradossalmente non esiste, perché Gio Ponti non c'è più e noi non abbiamo mai collaborato prima con lui. Ma proprio per questo forse è interessante, perché abbiamo riscoperto un grande maestro e soprattutto un Ponti forse diverso da quello che siamo abituati a vedere, a capire e avere in mente. Con video, foto, progetti, aneddoti e ricordi si va alla scoperta di un Gio Ponti più domestico, più intimo, in particolare attraverso gli arredi pensati per la sua ultima abitazione a Milano, in via Dezza 49. La casa perfetta? Per Gio Ponti è anche questa una casa all'italiana, disegnata con le parole e con i progetti di una vita, curandone ogni minimo dettaglio. Ma tutte le case in cui Ponti ha vissuto sono state case manifesto, ove vivere alla Ponti, con la moglie Giulia, le figlie Elisa, Giovanna, Letizia e il figlio Giulio, ricevendo artisti, intellettuali e personaggi della cultura del tempo. Non è certo facile la vita accanto a Gio Ponti. Ne sapeva qualcosa la moglie del grande progettista, Giulia Vimercati, che per tutta la vita farà i conti con una temibile rivale, invisibile ma molto presente, l'architettura. A 79 anni, il maestro dell'architettura italiana ha ormai già progettato tutto. L'opera finale della sua carriera sarà una chiesa, la Concattedrale di Taranto, dedicata alla Gran Madre di Dio e segnata da una facciata a vela alta 53 metri. Impraticabile, destinata a far sedere gli angeli, come lo stesso Ponti diceva. Qual è stata la lezione più grande di Ponti? È stata che si può essere architetti in molti modi. La mia generazione ha visto in fondo l'architettura intesa come costruzione come qualcosa di chiuso, di bloccato da pastoie politiche, da argomentazioni di altro genere. E allora nei libri di Ponti, nelle parole di Lisa, tutti noi abbiamo scoperto che fare scenografia, scrivere, fare teatro, disegnare, fare la grafica, disegnare tessuti, oggetti, sono tanti altri modi per essere architetti. E quindi in realtà questa è una straordinaria parola di speranza che io credo tocchi adesso a noi portare avanti rispetto alle nuove generazioni, perché anche qui la crisi è molto forte, ma l'architettura è più forte.